Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo ragazzi che se vi va potete seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi ragazzi voglio parlarvi di un caso che è avvenuto a New York negli anni 80. Questo caso l'ho trovato effettivamente interessante, sia per la grande manipolazione che ha avuto a causa dei media, sia per il processo che a mio parere è stato terribile. Ma andiamo con ordine, oggi vi voglio parlare del caso di Jessica Levin, una ragazza trovata senza vita a Central Park il 26 agosto del 1986. New York nel 1986 rappresenta per i giovani divertimento allo stato puro. Le discoteche si riempiono, i giovani si divertono e ballano fino a notte fonda. Ma la verità è che in quel periodo a New York c'è davvero tanta criminalità. Non è una città considerata sicura, è una vera e propria giungla. Oltretutto, dopo la chiusura dei locali in quegli anni, a New York non c'è posto più pericoloso di Central Park. È la mattina del 26 agosto del 1986. Una donna sta facendo un giro con la sua bicicletta a Central Park e poi nota una donna. È in mezzo a un prato ed è distesa. Pare quasi che stia dormendo ad un occhio non attento. Ma la donna, avvicinandosi, si rende conto che quello è il corpo di una ragazza senza vita. La donna rimane ovviamente inorridita. Corre immediatamente verso una cabina telefonica e chiama la polizia. Il corpo è parzialmente svestito. E in poco tempo il luogo in cui viene trovata la ragazza si trasforma in un'affollata scena del crimine, sotto ispezione del detective Mike Sheehan. Il corpo della vittima è molto gonfio, è stata picchiata e presenta dei segni evidenti sul collo. Il detective Mike nota che vicino alla ragazza c'è una borsa, ma è vuota. Il suo contenuto è sparso sul prato, così come i suoi documenti. Ed è in questo modo che la polizia identifica quel corpo a Central Park. È di Jennifer Levin. E aveva 18 anni. Lisa Moore è una delle migliori amiche di Jennifer, la conosce fin dalle superiori e quindi, grazie alle sue parole, possiamo ricostruire non solo la personalità di Jennifer, ma anche il suo passato. La sua amica dipinge Jennifer come una ragazza determinata, sfrontata, ma anche molto simpatica. Non si prende mai sul serio, è molto ironica. Inoltre, è cresciuta a Port Washington, a Long Island. I suoi genitori si chiamano Steve Levin ed Ellen Levin. Sono delle bravissime persone, però hanno divorziato quando Jennifer aveva più o meno 4 anni. Infatti, prima di iniziare le superiori, Jennifer si è trasferita dal padre in un loft a Soho, un quartiere alquanto trendy, meta di visitatori interessati da boutique e stilisti. I genitori di Jennifer decidono di iscrivere la figlia in un liceo prestigioso, quindi va al liceo Baldwin, ed è lì che incontra la sua amica Lisa. In breve tempo Jennifer si ambienta nella nuova scuola senza problemi. Lisa dice chiaramente che si è inserita come se la frequentasse da sempre. Jennifer è una patita della moda ed è solita indossare una collana di perle annodata sul davanti. Ama la musica, i concerti, ama divertirsi. Le piacciono i ragazzi, insomma, un po' come tutte le adolescenti. Jennifer quindi, grazie a questa nuova scuola, riesce a fare tantissime amicizie, di conseguenza entra a far parte della scena mondana di New York. O meglio, entra in un gruppo esclusivo di giovani privilegiati, meglio conosciuti come preppies. Ufficialmente un preppy è una persona che ha frequentato o sta frequentando un liceo facoltoso, e rappresenta un certo modo di essere e di pensare. I ragazzi e le ragazze che provengono da questo gruppo sono ragazzi giovani, con genitori benestanti, frequentano scuole prestigiose o private per poi finire in università come Yale o Harvard. In pratica, per essere un preppy devi essere alla moda. Frequentare un liceo esclusivo ed avere una famiglia benestante. Jennifer quindi abita in centro, veste alla moda e frequenta un gruppo di ragazzi che provengono da vari licei prestigiosi di New York. Ha iniziato a uscire con loro perché ha ricevuto un invito a qualche festa, organizzata sicuramente da qualcuno di esterno dalla sua scuola. Il centro della vita mondana di Jennifer e dei suoi amici si trova sull'84esima strada est, guardate un po', a pochi isolati da Central Park. Quello è un locale chiamato Dorian's ed è proprio lì che va Jennifer con i suoi amici. In quel locale c'è davvero un'atmosfera familiare, in quanto c'è un vero e proprio ritrovo ogni sabato sera. Sono sempre lì e bene o male si conoscono tutti. Oltretutto, durante le numerose serate passate assieme, risulta palese che Jennifer sia l'anima della festa. È una ragazza spigliata, quindi flirta con qualche ragazzo, si prende qualche cotta, come è giusto che sia a quell'età. Ed è proprio al Dorian's, durante una serata autunnale del 1986, che Jennifer si prende una bella sbandata per un ragazzo. Lo nota immediatamente al bancone e chiede quindi alle sue amiche chi sia. Le sue amiche rispondono: beh, quello è Robert Chambers. Jennifer quindi, dinanzi alle sue amiche, fa degli apprezzamenti non indifferenti verso questo ragazzo. Robert è il tipico preppy da circolo sportivo. È un ragazzo decisamente di bell'aspetto, affascinante, sempre ben vestito ed elegante. Ma quella notte d'autunno,
Jennifer e Robert si limitano a lanciarsi qualche occhiatina interessata. E niente di più, perché nessuno dei due fa il primo passo. Passano infatti 7 mesi dal loro primo incontro. Arriviamo a giugno del 1986, perché i due sono destinati a rincontrarsi. Infatti, durante una serata estiva, Jennifer riceve la chiamata da una sua amica, Betsy. Betsy quindi chiama Jennifer, dice che ha litigato col fidanzato, che non ce la fa più e che ha voglia di uscire e di svagarsi un po'. E infatti, quella sera, vanno a Dorian's e con piacevole sorpresa incontrano nuovamente Robert Chambers. Betsy, l'amica di Jennifer, si avvicina a lui e prova a flirtare un po', ma Robert indica la sua amica ancora al balcone, chiedendole chi fosse. Betsy quindi ritorna da Jennifer per dirle che Robert pensa sia la ragazza più bella che abbia mai visto. Jennifer a questo punto si fa coraggio e va a sedersi al tavolo con Robert. I due effettivamente hanno parecchie cose in comune. Sicuramente sono di bell'aspetto, quindi sono attraenti, ma soprattutto provengono entrambi da scuole prestigiose, quindi provengono entrambi degli stessi ambienti. Non frequentano la stessa scuola, però in effetti hanno parecchi amici in comune. Dopo questa sera tra Robert e Jennifer nasce qualcosa. Lei si prende una bella cotta, lui le piace molto e quindi a luglio escono per un primo appuntamento. Quella sera di luglio Robert e Jennifer non perdono tempo. Robert le dice che ha casa libera, la invita. Jennifer accetta con piacere e quindi hanno un rapporto. Questa a mio parere è una cosa normale. Certo, i due ragazzi non si conoscono da anni, ma per gli adolescenti è più che normale voler fare delle esperienze. Quindi Jennifer e Robert passano la serata assieme. Una volta che Jennifer torna a casa, trova sulla segreteria telefonica diversi messaggi in cui lui le chiede di rivederla. E di conseguenza Jennifer è felicissima, al settimo cielo. Jennifer e Robert si frequentano per qualche mese, ma il loro rapporto non diventa mai stabile. Insomma, non si fidanzano mai davvero. Sono solo amici di letto che, oltre a fare le cose a letto, ogni tanto escono anche assieme, col fine di bere e divertirsi. Nulla di più. Insomma, quello tra Robert e Jennifer potremmo definirlo un amore estivo. Ma c'è l'ennesimo motivo per cui la relazione tra Jennifer e Robert proprio non decolla. Jennifer a breve si sarebbe dovuta trasferire a Boston, col fine di frequentare il Chamberlain Junior College. Di conseguenza i due non è che si sentano spesso, insomma. Si sentono giusto ogni tanto per fare qualche serata birichina, ma nulla di più. Arriva il 24 agosto, quando di nuovo, casualmente, Jennifer e Robert si incontrano al Dorian's. Jennifer purtroppo non sa che dopo quella sera non rivedrà più non solo Robert, ma neanche i suoi amici. Arriviamo quindi a ciò che è accaduto il 26 agosto, quando una donna trova il corpo di Jennifer a Central Park e chiama immediatamente la polizia. Gli investigatori a questo punto cercano di ricostruire le dinamiche del crimine. Immediatamente la prima ipotesi degli agenti è che fosse stata una prostituta e che qualcuno l'avesse adescata. Ma Mike Sheenan, il detective, immediatamente scarta questa ipotesi. Quella ragazza è vestita bene, appare come una ragazza che ha una certa classe e i detective non sono assolutamente pronti a gestire questo caso. Dopo aver esaminato la scena del crimine, infatti, i detective si ritrovano con più domande che indizi. Quella ragazza è stata trovata nel bel mezzo di un parco, ma non si capisce come ci sia finita in quel parco. Perché è stata attirata da Central Park? Perché, per di più, ci è andata di notte? Questo è uno dei tanti crimini irrisolti. Perché, come vi ho detto, New York in quel periodo non è che fosse la città più sicura del mondo. Ma in mezzo, in questo caso, ci si mettono i media. La polizia viene sottoposta a pressioni assurde, in quanto la vittima è una ragazza molto ricca e di buona famiglia. Ed è intollerabile che chi le abbia fatto del male possa starsene in giro senza essere punito. A primo impatto, o a un occhio inesperto, può sembrare che quella ragazza sia stata aggredita, abbia subito violenze e poi sia stata fatta fuori proprio lì, a Central Park. Il punto è che qualcosa proprio non torna ai detective. Guardano bene la scena del crimine e si rendono conto che Jennifer è in una posizione troppo perfetta. Non sembra affatto sia stata vittima di aggressione. E infatti il detective Mike Sheenan ipotizza che in realtà, durante quel crimine, non ci sia stato alcun tipo di rapporto intimo. Anche se la scena del crimine pare sia stata allestita per far passare Jennifer come vittima di violenza. Nel frattempo uno stormo di fotografi e giornalisti è già lì a fare 1000 foto della scena del crimine, che ben presto si trasforma in un vero e proprio circo mediatico. Il punto è che in quel momento nessuno sa chi possa essere coinvolto, ma i giornalisti sono in contatto costante con la polizia. E dopo qualche ora, ecco che sui quotidiani appaiono le prime ipotesi. Cos'è successo a Jennifer? Ci sono giornali che ipotizzano che abbia subito violenza. Altri dicono che il corpo è stato semplicemente gettato a Central Park. Ma in realtà Jennifer non è lì che è venuto a mancare. La cosa assurda è che per rendere questa ipotesi ancora più credibile, i giornali aggiungono un dettaglio che nessuno né ha mai visto né ha mai sentito. Insomma, il tutto è totalmente campato in aria. Infatti i giornali sostengono che sia stata vista aggirarsi un'auto misteriosa nei pressi di Central Park. Forse è proprio in quella macchina che c'era il corpo, che poi hanno gettato. Nel frattempo, fortunatamente, il detective Sheenan riesce a mantenere
segreta l'identità della ragazza. Nessuno sa realmente chi sia la vittima, non sanno quale sia il suo nome e la polizia fa di tutto per non svelarlo alla stampa. In questo modo Mike si ritrova la responsabilità di dover fare una chiamata delicata e difficile. Mike deve chiamare i genitori di Jennifer per dirgli che loro figlia non c'è più, in quanto i genitori di Jennifer non possono venire a sapere della dipartita della figlia tramite i giornali. I genitori apprendono la notizia e, come giusto che sia, sono distrutti, non sanno cosa pensare. La madre di Jennifer, Ellen, si precipita immediatamente a Central Park e si trova dinanzi ad una scena orribile. E tutto il caos mediatico che c'è stato ha portato la donna a stare anche peggio. Ellen è totalmente confusa, non sa né che dire né che fare. Sostiene che quello sia stato il momento più brutto della sua vita. Arriva il 27 agosto e il padre di Jennifer, Steve, contatta le sue amiche per dare la terribile notizia. A questo punto la palla passa al detective Mike Sheehan, che deve interrogare il padre di Jennifer, Steve, per capire cosa le sia successo. Il detective, parlando con suo padre, dice letteralmente: «Dove è stata ieri sera? Proviamo a ricostruire le sue ultime ore assieme». È a questo punto che prende il via un'indagine sistematica. Mentre Steve dice ai detective che Jennifer quel giorno aveva in programma di uscire con due sue amiche per festeggiare la fine dell'estate. Avrebbe di conseguenza passato la notte fuori perché il programma era quello di passare tutta la notte con le sue amiche. Steve però ha qualcosa che può risultare utile alle indagini, ossia un'agenda con sopra segnati gli appuntamenti di sua figlia. Ma non solo, alla fine dell'agenda c'è anche tutta la rubrica con i vari indirizzi delle persone che Jennifer conosce. Il detective Mike quindi cosa fa? Convoca in centrale le amiche che teoricamente hanno passato la serata con lei. Le giovani ancora non sono a conoscenza della dipartita della loro amica, perché il padre non era riuscito ad avvisare immediatamente proprio tutti. Però Jennifer, quella sera in particolare, come già vi ho detto, è uscita con due sue amiche, che per quanto rimangono sconvolte dalla notizia, riescono a dare una mano al detective Mike. Le amiche quindi raccontano la serata che hanno passato con Jennifer. Prima sono andate in un ristorante messicano per cenare e bere qualcosa. Poco dopo la mezzanotte poi sono andate al Dorian's, come al solito. È da precisare che al tempo non c'erano assolutamente cellulari. Ma la compagna di Jennifer lì è di casa, frequentano praticamente solo quel posto. Quindi ormai è quasi scontato darsi appuntamento. Le ragazze sostengono di essere stata con Jennifer al Dorian's fino a notte fonda. Infatti alle 2:30 Jennifer è ancora al locale con quelle sue amiche. Parecchi della sua compagnia avevano già salutato per tornare a casa. Fino a quando Robert non si fa vivo, entrando nel locale per poi appoggiarsi al bancone. Jennifer non lo vede da un po', quindi gli va incontro per salutarlo, rimanendo a chiacchierare con lui e con altre persone al bancone. Quando la serata sta per giungere al termine, Robert non perde tempo e invita immediatamente Jennifer a farsi un giro con lui. Jennifer accetta e le sue amiche tornano a casa, in quanto Robert è un amico comune. Inoltre sanno benissimo che Jennifer ha una sottospecie di relazione con Robert. È una relazione totalmente blanda e basata sull'attrazione fisica, ma è comunque una relazione che va avanti da circa 2 mesi. I ragazzi non hanno alcun motivo per preoccuparsi. Di conseguenza, dai vari interrogatori, esce fuori che è proprio il suo amico Robert Chambers ad averla vista per l'ultima volta in vita. A questo punto la polizia vuole parlare con Robert, quindi va immediatamente a casa sua grazie all'indirizzo indicato sull'agenda di Jennifer. Insomma, lo vogliono un po' cogliere di sorpresa. I poliziotti quindi prelevano Robert da casa sua e lo portano dal detective Mike Sheehan al dipartimento di polizia di Central Park. Robert entra in centrale e si dimostra pure disponibile. Sostiene di voler aiutare attivamente la polizia con le indagini. La prima cosa che nota il detective quando il ragazzo entra nel suo ufficio è chiaramente la sua prestanza fisica. Robert è alto, atletico, abbastanza muscoloso. È un gran bel ragazzo e ha questi occhi azzurri molto magnetici. Però il detective nota un particolare. Qualcosa non va. Robert ha sulla faccia dei graffi. Quando il detective chiede al ragazzo come mai si è ridotto così, Robert spiega che il suo gatto si è spaventato mentre stavano giocando e quindi gli ha graffiato la faccia. Il detective non è che sia molto sicuro di questa versione, però chiude un occhio e inizia di conseguenza a parlare con Robert. Gli dicono prima di tutto che Jennifer non c'è più, è venuta a mancare, e lui in un primo momento appare davvero scioccato. Ripete: «Oh mio Dio, ma sul serio, non è possibile, se n'è andata, oh mio Dio», continua a ripeterlo per almeno 10 minuti. La polizia inizia giustamente a riprendere l'interrogatorio chiedendo a Robert cosa abbia fatto la sera prima. Robert sostiene di aver visto Jennifer verso le 2:30 di notte al Dorian's. Lui è entrato, ha ordinato una birra e lei è andata a salutarlo, per poi parlare della sua partenza imminente al college. Robert continua dicendo che quella sera loro due hanno chiarito la loro situazione, in quanto le ha detto che non solo era attratto da altre ragazze, ma che era anche stato con altre ragazze. Jennifer sarebbe partita presto, quindi Robert voleva chiarire la sua posizione in merito alla loro relazione.
Arrivano le 3:30 e il locale è praticamente vuoto. Le amiche di Jennifer l'hanno salutata per tornare a casa, mentre lei rimane seduta al bancone con Robert. Durante l'interrogatorio Robert ammette che quella sera Jennifer era l'ultima ragazza rimasta al Dorian's. Verso le 4 del mattino, Robert e Jennifer lasciano il Dorian's. Il ragazzo sostiene che a quel punto si sono salutati, lui è andato da una parte e lei è andata dalla parte opposta. Quella, secondo la versione di Robert, è l'ultima volta che ha visto Jennifer. Però il detective Mike Sheehan non è assolutamente sicuro dell'ultima parte della storia che ha raccontato Robert. Secondo il detective, lui e Jennifer non si sono salutati davanti al Dorian's. E i graffi sul volto raccontano una storia diversa rispetto a quella che ha fornito Robert. Quindi il detective Mark cosa fa? Mette sotto torchio Robert per tutta la notte. Il ragazzo però continua a ripetere sempre la stessa identica storia. Mentre il detective, al posto di attaccarlo, finge di non ricordare determinate cose che dice Robert. In questo modo gli chiede di ripetere la versione dei fatti più e più volte, senza però passare dalla parte del poliziotto cattivo. L'interrogatorio si trascina per 12 ore, finché Robert non fa un passo falso. Il ragazzo infatti a un certo punto dice: siamo usciti dal Dorian's e abbiamo camminato lungo l'86esima strada. Siamo arrivati davanti a un negozio di dolci, quando... A questo punto il detective lo blocca e gli dice: come? Negozio di dolci? È tutto il giorno che ci ripeti che vi siete salutati davanti al Dorian's. E adesso spunta fuori che siete andati insieme a Lexington Avenue? Robert guarda il detective. Sa di essersi tradito, quindi tace. Cerca di pensare a un'altra versione, mentre Mike, il detective, aggiunge: come ti sei fatto quei tagli in faccia? Mi prendi per un imbecille? Quindi sarebbe stato il tuo gatto a ridurti la faccia così, eh? Ma tu, che cos'hai? Un gatto o una specie di puma come animale domestico? Robert a questo punto è a un passo dal crollare, la sua messa in scena sta proprio vacillando tantissimo. Così come la sua versione dei fatti, ovviamente. Bill Hoffman, un reporter del New York Post, è pure fiero di dire che in quell'occasione stanno intercettando le registrazioni della polizia, in quanto hanno le loro fonti all'interno della centrale. L'unica cosa che importa loro è che salti fuori un altro dettaglio scottante, una storia da raccontare ancora più accattivante della prima. E in effetti ora Robert svela davvero una versione assurda che, credetemi, metterà così tanto in cattiva luce la vittima che i giornali non parleranno d'altro. A questo punto Robert dice al detective che è vero, i due sono entrati a Central Park e ci sono andati col fine di avere un rapporto. Però, secondo Robert, quella notte romantica ha preso una piega bella violenta, in quanto Jennifer gli ha fatto dei complimenti per il suo aspetto, per poi legargli le mani dietro la schiena. Lo ha quindi spinto all'indietro e gli è salita sul petto. Poi gli ha graffiato il volto, così, a caso, senza un motivo apparente. Robert sostiene che in realtà è stata Jennifer a fargli del male, in quanto, secondo la versione di Robert, Jennifer gli avrebbe stretto le parti, facendogli davvero molto molto male. Di conseguenza sostiene che ciò che ha fatto l'ha fatto per legittima difesa. Robert è a terra, legato, e mentre Jennifer si distrae un attimo, lui riesce a slegarsi una mano per poi afferrare Jennifer e scaraventarla dietro di sé. Secondo Robert è in quel modo che Jennifer ha perso la vita. Robert continua dicendo: non volevo farle del male, era una brava persona, era impossibile non andare d'accordo con lei. Stavo bene insieme a lei, solo che era troppo insistente e le piacevo più di quanto credessi. Robert continua dicendo che è rimasto seduto su un muro, nascosto per ore a Central Park sotto shock. Anche all'arrivo della polizia, Robert ha continuato a rimanere nascosto, seduto su quel muro, godendosi la scena dall'alto. La polizia a questo punto arresta Robert, mentre i suoi genitori, lo stesso giorno, assumono l'avvocato e penalista Jack Lipman e il suo braccio destro, Roger Davis. I due uomini devono preparare la difesa del processo il prima possibile. E sapete qual è stata la prima cosa che ha fatto Jack Lipman in qualità di avvocato di Robert? Ebbene, è andato dal giudice per dirgli testuali parole: Robert deve uscire immediatamente di prigione perché si è trattato di un incidente, non è certo stata colpa sua, ma della ragazza. Ebbene sì, ha dato la colpa alla vittima. E in effetti Jack Lipman è famoso per la sua abitudine di colpevolizzare le vittime, in quanto l'ha già fatto spesso in altri casi in passato. E pensate che lo aveva fatto così tante volte che era stato coniato un nuovo termine, ossia litmanizzare, che equivale ad incolpare la vittima del torto subito. Quest'uomo ha letteralmente costruito un caso dal nulla. Descrive Robert come la vittima di Jennifer, una donna tutt'altro che per bene, aggressiva, una donna che l'aveva assalito durante un rapporto. Jack Lipman e il suo socio in ogni caso sono stati considerati dei veri e propri reietti perché davano la colpa a Jennifer. Ma la loro intenzione, spiega Rogers, non era certo quella di incolpare la vittima. No, infatti, no, assolutamente. No, no.
Che stiamo dicendo? Incolpare la vittima? Quando mai? Ma vai a stendere, va! In ogni caso, Roger sostiene che tentavano di confermare la versione dei fatti descritta da Robert. Di conseguenza si limitavano a fare il loro lavoro da professionisti, dando la colpa alla vittima. Ma se pensate che sia tutto qua, ragazzi, preparatevi. Tenetevi forti, ma forti forti, perché credetemi, questo caso peggiorerà di minuto in minuto. Perché è proprio questa versione dei fatti che manda in visibilio la stampa scandalistica di New York. C'è molto interesse da parte dei mass media. E la stampa non vende solo i giornali con la versione di Robert, ma arriva letteralmente a vendere anche lui. La stampa dipinge Robert come un giovanotto bellissimo, affascinante, ammirato da tutti i ragazzi e adorato da tutte le ragazze. Le persone credono che Robert sia troppo carino per aver commesso quel terribile atto. E l'affermazione che arriva subito dopo è: l'avrà sicuramente provocato lei. A questo punto i giornali sono così tanto dalla parte di Robert che il ragazzo riesce anche a ingraziarsi l'opinione pubblica. Le persone mormorano e dicono: ma è così attraente, non ha certo bisogno di obbligare le ragazze per fare cose con lui. Il problema è che mentre Robert si ingrazia l'opinione pubblica, a Jennifer viene letteralmente devastata la reputazione. Viene devastata la reputazione di una diciottenne senza vita. Io vi giuro, sono rimasta allibita da come i giornali e la stampa hanno gestito questo caso. Hanno dato la colpa a Jennifer, l'hanno dipinta come una poco di buono, una vamp in cerca di attenzioni, una ragazza troppo disinibita, troppo aperta e violenta nei rapporti. In tutti quei titoli di giornale è sottointeso che Jennifer abbia fatto quella brutta fine per colpa sua. Lei è la responsabile della sua stessa dipartita, eppure non si è tolta la vita. Guardate un po'. Arriva il 1 ottobre del 1986 e Robert ottiene la libertà su cauzione. E i suoi avvocati gli consigliano di farsi intervistare per ingraziare l'opinione pubblica ancora di più. E infatti il New York Magazine ha pubblicato un lungo articolo su di lui. Ma non solo. Gli ha fatto praticamente un servizio fotografico con indosso un abito blu scuro. Mentre Robert però fa il modello, i genitori di Jennifer chiedono giustizia. Il processo è previsto per il 4 gennaio e i legali si danno da fare. La difesa sarà incentrata sulla versione che ha fornito Robert. Ossia, Jennifer è venuta a mancare durante un rapporto tra 50 sfumature di grigio. Jack Littman e Roger Davis, i legali di Robert, devono però anche provare che l'incontro avvenuto quella sera fa parte di un rapporto sì alquanto estremo ma consensuale. E quindi chiedono una prova a loro dire fondamentale, ossia l'agenda in cui Jennifer scriveva tutti i suoi appuntamenti che Steve, suo padre, aveva consegnato alla polizia. A quel punto la difesa comincia a interrogare tutte le persone presenti sull'agenda di Jennifer e delle sue amiche. Sostengono che Jennifer tenesse un diario segreto in cui annotava minuziosamente tutti i suoi rapporti birichini e tutte le sue esperienze. A quel punto la difesa vuole per forza avere accesso a quel diario. Punta letteralmente a quello, in quanto quella sarebbe stata una prova importante per portare avanti una linea difensiva credibile. Il punto è che nessuno sa cosa ci sia scritto realmente in quel diario segreto di Jennifer. Nessuno! Anche perché le amiche di Jennifer l'hanno solo nominato, ma nessuno l'ha mai visto. La cosa sicura però in questo caso è una: se quel diario fosse finito nelle mani della difesa, tutti i segreti che custodiva Jennifer in quel diario sarebbero stati dati in pasto alla stampa e su quella povera ragazza si sarebbero create altrettante nuove teorie totalmente infondate. La stampa d'altronde è brava a gonfiare le storie. Da una pietra può costruire una montagna, basta usare la fantasia. Jack Littman, l'avvocato di Robert, insiste nel voler ottenere il diario di Jennifer, che ripeto, ancora non ha manco visto col binocolo, ma si permette di denominarlo diario dei rapporti. Dai, avete capito, se no YouTube si emoziona. In pratica, Jack ha detto alla stampa che quel diario conteneva davvero dei segreti sui rapporti di Jennifer. E sicuramente all'interno di quel diario c'erano pagine e pagine di descrizioni scandalose. Il punto è che queste sono mere ipotesi. La cosa che più mi ha lasciata basita in tutta questa storia è proprio questo aspetto. Come può un avvocato non avere una prova in mano, in questo caso un diario, ma già etichettarlo con un nome ben specifico, senza sapere una mazza di ciò che vi è scritto all'interno? È assurdo! Ma è legale tutto ciò? Per me questo è un reato. Arriva il novembre del 1986 e il procuratore Linda Fairstein obietta davanti al giudice che prima di tutto l'agenda di Jennifer è totalmente irrilevante ai fini del processo. E aggiunge che il legale di Robert sta tentando di calunniare la vittima. Ecco ragazzi, io eliminerei quel sta tentando. I legali di Robert stanno calunniando ripetutamente Jennifer da mesi, a mio parere. In ogni caso, quel diario finisce davvero nelle mani del giudice che lo studia minuziosamente. E dopo una settimana conclude che quel diario era semplicemente un diario di una ragazza che racconta la sua vita. Non sicuramente un diario in cui la ragazza annotava ossessivamente i rapporti avuti. Però, ops,
Ormai il danno è fatto, no? I legali di Robert quel diario l'hanno già definito in un certo modo. E i giornali hanno parlato in quei termini di quel diario per settimane. Io faccio i complimenti alla stampa, davvero. Senza parole. Mettiamo la vittima in prima pagina. Incolpiamola. Diciamo a tutti che è colpa sua se è venuta a mancare. E infine, ciliegina sulla torta, sottolineiamo che se l'è cercata perché... ehi, stava con un ragazzo di bell'aspetto. Insomma, era impossibile che quel bel ragazzo potesse fare una cosa tanto, tanto brutta. E io a questo punto mi chiedo, ma la logica in tutto questo dove sta esattamente? In che mondo vivi se pensi che un bel ragazzo non possa essere un criminale? Non so, io nominerei un bel Pietro Maso, che non mi pare sia proprio da buttar via come uomo. E quindi immagino anche che da ragazzo avesse il suo fascino, certo. Peccato che abbia fatto fuori i suoi genitori. Però aveva un bel faccino, dannazione! Vi giuro che questo forse è uno di quei casi che più mi ha mandato in bestia. Inizialmente il dispiacere era tanto, ma andando avanti questo sentimento di dispiacere si è trasformato in un sentimento di disprezzo. Come diamine hanno osato? Mi domando e mi ridomando. Come? Lisa Moir era la migliore amica di Jennifer, la prima che vi ho nominato. E dice chiaramente che forse è stata l'unica a leggere il diario di Jennifer. E no. Su quel diario Jennifer non annotava con chi andava a letto. Scriveva dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti. Non si vergognava a scrivere i suoi desideri, anche quelli più impossibili su quel diario. Poi, ecco che vi sono scritte anche delle giornate particolarmente divertenti che ha passato con le sue amiche. E sì, ha nominato qualche ragazzo con cui ha avuto una storiella, ma da qui a definire quel diario birichino ce ne vuole. In ogni caso il diario viene dichiarato come prova inammissibile. Ma come vi ho già detto, l'opinione pubblica ha una sua opinione ben decisa eppure radicata, che si è creata nei mesi in cui i giornali hanno continuato imperterriti a parlare di questa tragedia senza sapere una beata mazza. Il procuratore Linda Fairstein sa a questo punto che deve affrontare una battaglia durissima e parte con lo scavare nel passato di Robert Chambers, perché la donna è sicura che quel ragazzo di 19 anni ha fatto del male a Jennifer e non per sbaglio. Vuole quindi capire come è arrivato a quell'atto estremo. È a questo punto che viene letteralmente scoperchiato il vaso di Pandora. Il passato di Robert è costellato da azioni criminali e disturbate. Linda e Detective Mike sono riusciti a risalire a ben 30 furti con effrazione commessi da Robert. E quindi a quanto pare la facciata del bel ragazzo proveniente dall'alta società nasconde un passato ben diverso. In quanto si scopre prima di tutto che Robert era tutto fuorché benestante, in quanto sua madre faceva semplicemente l'infermiera. Non era affatto un ragazzo per bene, anzi, tutt'altro. Robert era cresciuto attorno a dei coetanei che erano ricchi e avevano i soldi, certo, ma lui non li ha mai avuti. Oltretutto si scopre che Robert faceva uso di sostanze particolari dall'età di 14 anni, diventandone dipendente in breve tempo. Ha tentato varie volte di andare in riabilitazione, ma alla fine l'unica cosa che ha ottenuto è stato di essere espulso da un liceo dopo l'altro, visto che Robert non si faceva problemi ad andare a scuola con qualche sostanza particolare nel corpo. I prof puntualmente se ne accorgevano anche solo guardandolo in faccia, e tutto ricominciava da capo. Robert questi problemi se li ha portati dietro anche all'università, in quanto sempre per lo stesso motivo è anche stato espulso dall'università di Boston. La cosa a mio parere peggiore è che Jennifer e i suoi amici conoscevano le cattive abitudini di Robert. Il detective Mike Sheenan immagina l'abbia beccato a rovistare nella sua borsetta e giustamente non l'abbia presa troppo bene, insomma. Infatti sulla scena del crimine era ben visibile una borsetta, quella di Jennifer, vuota, col suo interno tutto sparpagliato per terra. Hanno trovato effettivamente il portafoglio con i documenti, che hanno permesso alla polizia di identificare immediatamente la vittima. Ma quel portafoglio non conteneva un solo centesimo al suo ritrovamento. E chiunque abbia conosciuto Jennifer ha ammesso che non era solita andare in giro con il portafoglio vuoto. Per di più, le sue tre amiche testimoniano che Jennifer quella sera aveva $40 nel portafoglio. Jennifer probabilmente ha affrontato Robert perché era una ragazza grintosa. Era diretta, se qualcosa la infastidiva o non le andava a genio, lo diceva dritto in faccia. Quindi la polizia ha immaginato che Jennifer, cogliendo Robert con le mani nel sacco, l'abbia minacciato dicendogli un qualcosa del tipo: ma come ti permetti? Adesso lo dirò a tutti i nostri amici in comune che cosa fai. Robert si è visto in pochi secondi la sua reputazione andarsene a stendere e di conseguenza ha semplicemente agito d'istinto. Probabilmente si presume fosse anche in astinenza. E purtroppo una persona con questi problemi è capace di non guardare in faccia nessuno anche solo per $10. Quando viene ritrovato il corpo di Jennifer, non indossa nessun paio di orecchini, mentre è risaputo che la ragazza amava vestirsi alla moda. I suoi gioielli preferiti, peraltro, erano gli orecchini e le collane. Ne aveva davvero tanti. Robert, in pratica, dopo averla fatta fuori, ha avuto il sangue freddo di staccarle gli orecchini, metterseli in tasca e scappare. Però c'è un problema non indifferente.
Se Robert non testimonia il processo, Linda non può tirar fuori il suo passato criminale in aula. Solo nel corso di un controinterrogatorio, l'accusa può denunciare un passato criminale estraneo al caso. Quindi Linda ha la necessità che Robert testimonia il processo. Oramai è passato un anno dalla dipartita di Jennifer e la sua storia è da allora che continua a spopolare sui giornali, non hanno mai smesso di parlarne. Ma finalmente iniziano le selezioni per la giuria. C'è un problema però. Trovare cittadini totalmente imparziali per questo caso è un compito davvero davvero arduo. Linda sostiene di aver esaminato 486 potenziali giurati prima di trovare i 12 membri della giuria. E ad oggi anche lei sostiene che il lato più inquietante della faccenda è come i media abbiano influenzato la percezione del pubblico. Arriva il 4 febbraio del 1988 e finalmente inizia il processo. Quando Robert è entrato per la prima volta in tribunale c'è stato letteralmente il panico fuori dall'aula. C'erano decine e decine di giornalisti ammassati per riprendere la sua entrata. Robert Chambers è accusato di omicidio di secondo grado. Questo significa che il procuratore Linda Fairstein deve riuscire a dimostrare che Robert ha aggredito Jennifer intenzionalmente. Non è stato un incidente. Robert nella sua versione sostiene di aver scagliato Jennifer a terra e che a quel punto non si era più mossa. Stiamo quindi parlando di un incidente? Eppure l'ipotesi dell'incidente fa acqua da tutte le parti. Non ha proprio il minimo senso di esistere. Jennifer Levin era stata colpita volutamente. E Linda è sicura di poterlo dimostrare in tribunale grazie al suo referto autoptico. La vittima aveva le ferite più gravi sull'area del collo. Presentava lesioni multiple, lunghe e profonde, provocate da pressioni lunghe e vigorose. E come ciliegina sulla torta, Linda Fairstein presenta un'altra prova decisiva alla giuria ottenuta dal referto dell'autopsia. Robert Chambers ha affermato che lui e Jennifer si trovavano al parco occupati a fare le cose e che Jennifer sia impazzita per poi legarlo e graffiarlo senza un buon motivo logico. Quindi, secondo la versione di Robert, stavano facendo le cose in modo selvaggio, per usare un termine utilizzato da lui. Peccato che il referto dell'autopsia parli chiaro. Jennifer non è stata con nessuno quella notte. Linda Fairstein è convinta che Robert, dopo aver colpito, abbia appositamente alzato e abbassato i suoi vestiti per inscenare un'aggressione. Il procuratore è irremovibile. Se dal referto non c'è traccia di alcun rapporto, come diavolo è possibile dipingere Jennifer come una ragazza libera, aperta, audace, aggressiva nei rapporti? Da cosa si deduce che Jennifer sia tutte queste cose? Da una beata fava. Una beata fava. Però c'è un fatto. La difesa non chiama l'imputato al banco dei testimoni, quindi Linda non può controinterrogarlo. In questo modo la giuria non verrà mai a conoscenza del suo passato criminale. Passano 3 mesi estenuanti di udienze, fino a quando la giuria è chiamata a decidere. I giorni passano. Passa il primo giorno, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Ma del verdetto, ancora, non c'è traccia. Dopo il settimo giorno la giuria dice chiaramente che non sono riuscite ad arrivare ad un verdetto. La giuria è in stallo, ma quindi Robert potrebbe riuscire a farla franca? Per entrambe le parti, l'annullamento del processo sarebbe una vera e propria sconfitta. In quanto i genitori di Jennifer sono convinti che in un secondo processo le cose non sarebbero migliorate affatto. Un patteggiamento potrebbe essere l'unica speranza per giungere a una conclusione. E infatti, Robert Chambers fa un accordo. Deve ammettere in aula chi aveva intenzione di far fuori Jennifer quando l'ha colpita. Quindi deve ammettere che non è stato un incidente. Dopo essersi rifiutato di parlare per la maggior parte del processo, Robert decide di parlare esprimendo il suo rimorso in aula. Ora, io di rimorso non ne ho visto neanche un po'. Robert infatti recita in tono monocorde. Porgo le mie scuse alla sua famiglia e ai suoi amici per ciò che hanno passato. Mai e poi mai avrei voluto che accadesse tutto questo. Ebbene, la condanna per aver patteggiato però, qual è? Dai 5 ai 15 anni di carcere. Questa è stata chiaramente una sentenza debole, l'equivalente penale di uno schiaffetto sulla mano di un non farlo mai più. E anche questo credo che sia davvero davvero assurdo e terribile. Ad un mese dal verdetto, un famoso programma scandalistico manda in onda un filmato ottenuto da un giornalista. In quel video si vede chiaramente che Robert, quando era in libertà su cauzione, aveva preso parte ad una festa. Era un po' ubriachetto e probabilmente aveva anche fatto uso di qualche sostanzina. Ciò che si vede in quel video è lui che stacca la testa ad una bambola per poi ridere e dire «Ops, mi sa che l'ha uccisa». Quel video finalmente fa crollare l'immagine da bravo ragazzo e rivela finalmente al pubblico il vero volto di Robert Chambers. Dopo questa batosta a livello mediatico, Robert in prigione accumula una lunga lista di infrazioni per uso di armi, per uso di sostanzine e per aggressione a pubblico ufficiale. Quindi alla fine sconta una condanna di 15 anni. Viene quindi rilasciato nel 2003. Ma nel 2007 è sorpreso a vendere sostanze particolari da dei poliziotti sotto copertura nel suo appartamento a New York. E indovinate?
Questo reato gli varrà la condanna di 19 anni, più di quanto ne abbia scontati per aver fatto fuori una ragazza di 18 anni. Ho trovato questo caso davvero al limite, mi sono arrabbiata, mi sono rattristata. Ho pensato ai poveri genitori di Jennifer che hanno dovuto leggere sui giornali anni e anni di bugie su loro figlia venuta a mancare. Sono anche rimasta senza parole quando sono venuta a conoscenza di come la stampa abbia gestito il tutto. Male, malissimo. Uno schifo, oserei dire. Si sa, in America vince l'avvocato che impressiona e dà carisma. Vince un avvocato che ha presa sulla giuria. Ma diamine, l'umanità, dov'è in questa storia? Il rispetto verso una famiglia che ha perso sua figlia, dov'è in questa storia? Il rispetto e la responsabilità su non diffondere false informazioni col fine di screditare la vittima che è venuta a mancare, dov'è in questa storia? Io non ho trovato niente di tutto ciò e a dirla tutta, lo ripeto, sono rimasta basita da questo caso. Io sono rimasta davvero sconvolta dal modo in cui hanno dipinto la vittima, sono rimasta sconvolta dal come hanno gestito la situazione e vorrei sapere voi che cosa davvero ne pensate di questa storia. Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazzi e ciao ragazze.